Vorrà che lo accompagni fino al Grand Hotel. È un buon albergo, spero, sì. Non darà fastidio e vedrà che sarà buono. È tanto tempo che vive con me, perciò io lo conosco bene. E suo padre arriverà stasera da Trieste per raggiungerlo in albergo. È tutto stabilito. È meglio che vi salutiate adesso. Oh, Roger. Caro Roger. Ecco, non è carino fare così alla zia. E beh, Roger, e cerca di essere buono e ricordati di tutto quello che io t'ho detto. E salutami tanto il papà, capito? Addio, zia Ro. Ci vediamo presto, caro. Il tuo posto è laggiù, siediti. Allacciate le cinture, per favore. Will you fasten your seat belts, please? Aspetta un momento, caro. Buongiorno. Buongiorno. La prenotazione per Roger Colt. Colt? Il padre, il maggiore Colt, arriva da Trieste questa sera. Lo so. È quello il bambino? Sì. Va bene, ci pensiamo noi. Grazie. Beh, ciao. Va via. Ho da fare. Goodbye. Goodbye. Questo è il numero della camera. Prego. Vogliamo andare, faccio strada. Di qua, prego. Prego. Un momento, per piacere. Grazie. Spero che la stanza vada bene. C'è una bella vista. La vista sul Canal Grande. Il maggiore Corta arriva stasera col treno delle 8. Arriva da Trieste, non è vero? Sì. Papà, sì, sono io. Arrivo in questo momento. Eri sveglio? Sì. Contento che io sia qui? Sì. Mi hai comprato la pistola? Con la figura del Pellirossa? Con la figura del Pellirossa? E come no? Figurati se lo scordavo. Non sei mica già a letto? Sei vestito? Hai fatto un buon viaggio? Sì. E la zia? La zia stava bene? Sì. Sta tranquillo, vengo subito. Guarda che non vengo col motoscafo, costa più di 3.000 lire fino all'albergo. Così prenderò il vaporetto, ci vorrà un 20 minuti. Hai già cenato? No.